Ciao a tutti, benvenuti nella recensione di una nuova serie TV di Netflix, Midnight Mass, scritta, ideata, prodotta e diretta da Mike Flanagan, regista che negli ultimi 10 anni, a grandi linee direi dal 2013, da Oculus, Il riflesso del male, continua ogni anno a sfornare film e serie TV come se niente fosse, molti dei quali veramente molto interessanti, alcuni magari meno riusciti, soprattutto la parte cinematografica, ma la parte seriale di Flanagan, almeno a me personalmente, è sempre piaciuta molto, da Hill House, Bly Manor e ora Midnight Mass, 3 serie veramente molto diverse l'una dall'altra, legate da una medesima poetica, ma con scopi completamente differenti. Che cos'è Midnight Mass? Midnight Mass è la nuova serie di Flanagan ed è il miglior libro di Stephen King degli ultimi 20 anni. Stephen King ha visto questa serie, gli è piaciuta moltissimo, ne parla online, in interviste, su Twitter, su Instagram, in maniera molto molto bella, proprio perché si è reso conto anche lui che forse Mike Flanagan è stato quello più di tutti negli ultimi anni ad aver portato sullo schermo qualcosa di suo. Nel caso specifico addirittura non è nemmeno tratta da un libro di Stephen King, è un'opera originale. Ciò nonostante sembra un libro di Stephen King, non solo per come è divisa, perché è divisa in capitoli, quindi sembra già di respirare un libro, ma anche per quello che racconta e il come lo racconta. Stephen King, una valanga di suoi romanzi, una valanga di sue storie, sono ambientati in un posto ristretto, con poche persone. In questo mondo c'è praticamente tutto, no? C'è il bene, c'è il male, c'è il fanatismo, c'è l'amore, c'è tutto nei suoi mondi. Penso solo che anche a The Mist o a The Dome, a una valanga di romanzi, di Hit, e Mike Flanagan ha fatto questo, ha preso questa piccola isola con 127 abitanti, se non ricordo male, e ci ha messo tutto dentro. C'è una bellissima storia d'amore, c'è la fanatica religiosa, il personaggio di Bev di questa serie ricorda inevitabilmente quella di The Mist, interpretata in The Mist da Marcia Gay Harden. E quindi insomma è veramente il miglior libro di Stephen King degli ultimi anni, senza essere stato scritto da Stephen King. Comincio parlando del finale. Il finale che ho letto ha fatto discutere parecchio, perché a molti è piaciuto, a molti invece no. Alcuni hanno trovato la serie molto lenta, alcuni l'hanno trovata estremamente bella. Personalmente è una grandissima serie che ovviamente non può piacere a tutti, perché è una serie molto dialogata, molto parlata. Se uno si approccia su questa serie sperando o cercando di vedere un horror alla Hill House o semplicemente anche un horror fatto di jumpscare alla The Conjuring, ovviamente rimarrà deluso, perché le scene, tra virgolette, horror fatte di jumpscare saranno tre scene in tutta la stagione, quindi è ovvio che si resta delusi. Ma se uno si approccia a questa serie sperando di vedere un po' di Lost, un po' di Stephen King, un po' di X-Files, cioè l'horror che non è solo visivo ma soprattutto interiore, Midnight Mass è una lunga discesa agli inferi. Si comincia dal primo episodio che ha una sua lentezza, il secondo episodio meno lento, il terzo episodio meno lento, e più andiamo avanti e più la situazione peggiora, cade, crolla fino alla quella che potremmo definire una letterale esplosione finale, in cui tutto l'horror che abbiamo coltivato noi come umanità dentro esplode. Io personalmente sono uno che guardando film e serie si commuove spesso e volentieri, anche troppo, perché a volte poi proprio sto male dopo la fine di una serie, di un film. Sono arrivato alla fine di questa serie, l'ho vista in due tranche, ho visto i primi 3 episodi e poi gli altri 4, e ho pianto il dio, sia nel finale dell'episodio 5, che è uno dei finali secondo me più belli recenti della storia della televisione, recente, sottolineo recente, e il finale, non tanto proprio l'inquadratura finale che magari è anche un po' telefonata, ma proprio quello che succede nel pre-finale, per chi l'ha vista mi riferisco alla scena ad esempio dello sceriffo e di suo figlio, senza andare a fare spoiler ovviamente, quella scena lì quando l'ho vista mi si è aperto il cuore, mi si è aperto lo stomaco, pancia, tutto, insomma, ho iniziato a fare fiumi di lacrime, quindi come me è una serie che in 7 episodi ti porta ad empatizzare così tanto con dei personaggi. Poi è ovvio che è molto personale e soggettivo questo discorso, perché magari c'è quello che il personaggio dello sceriffo non piace, preferiva l'altro, e quindi è ovvio che magari si commuove o empatizza più per un altro personaggio. Però nel mio caso il personaggio dello sceriffo e quello del protagonista, interpretato tra l'altro da un bravissimo Zach Guilford, che ho letto, aperta e chiusa parentesi, del protagonista anche della prossima serie di Flanagan, sempre per Netflix, secondo me sono stati due personaggi molto azzeccati, interpretati veramente molto bene, anche il personaggio del prete, padre Paul, questo attore che io non ho mai visto, secondo me è la vera rivelazione della serie, perché ha fatto un'interpretazione con delle sfumature nell'arco di 7 episodi veramente belle, parte in un modo, diventa un'altra cosa, e nel finale ancora un'altra cosa, e cambiare con lo stesso personaggio così tanto all'interno di 7 episodi non è così scontato. Oggi forse lo diamo per scontato, ma per un attore non è così semplice. In ogni caso, ritornando un attimino sul finale, poi vado indietro, per chi ama Night Shyamalan, per chi ama Lost, per chi ama X-Files, per chi ama il finale di Lost e per chi ama il finale di X-Files e Stephen King, ovviamente il finale non può non piacere, perché ha preso veramente tutte le tematiche di queste serie e di questi film,
In ogni caso, ritornando un attimino al finale, chi ama Night Shyamalan, chi ama X-Files, chi ha amato il finale di Lost, chi lo ha capito, soprattutto che c'è gente ancora oggi che non ha capito il finale di Lost, chi ama Stephen King non può non amare questa serie, soprattutto non può non amare il concetto finale di questa serie. Ho letto un'intervista a Flanagan in cui diceva che la serie in qualche modo è nata dalla domanda: cosa succede quando moriamo? Questa domanda è una domanda a cui già 10 anni fa, più o meno, forse qualcosa di più, Damon Lindelof insieme a J.J. Abrams si erano chiesti per il finale di Lost. L'ultima stagione di Lost è stata scritta con questa domanda in testa: cosa succede quando moriamo? E questo perché raramente al cinema si vede questa domanda, e anche nelle serie TV. O meglio, la si vede a volte film ambientati nell'aldilà, però non la viviamo mai da un punto di vista psicologico. Il concetto è: quando moriamo siamo soli, in molti credono questo. Lost, The Leftovers anche, X-Files, Stephen King ci dicono il contrario: quando moriamo non siamo soli. Midnight Mass va in quella direzione lì, e lo fa tramite un monologo, anzi due monologhi, a metà serie, mi sembra che sia l'episodio 4, in cui il personaggio di lui, il protagonista, e il personaggio interpretato da Katie Siegel si fanno questa domanda, ed entrambi danno una risposta. Mike Flanagan, nelle risposte di entrambi i personaggi, ci inquadra in piano sequenza questi due personaggi che fanno il loro monologo, cioè il loro momento. Questa scena ovviamente sarà fondamentale per il finale, perché poi ritorna in maniera secondo me molto bella, perché fa veramente, secondo Mike Flanagan, capire cosa c'è dopo la morte, o soprattutto il momento in cui moriamo, il momento in cui capiamo che stiamo per andare da un'altra parte. E queste due visioni di questi due personaggi, nel momento in cui ci vengono raccontate, molto diverse, ma che nel momento climax totale della serie in qualche modo si collegano, e questo secondo me è della poesia. È ovvio, è una cosa molto sensibile, molto personale, non a tutti può arrivare, non a tutti può piacere. Vede appunto il caso del finale di Lost, che è un finale che ancora oggi, dopo 11 anni, a molti ha fatto letteralmente cagare. Personalmente io l'ho amato fin dalla prima volta, ripeto, soprattutto per chi ha capito il finale di Lost, perché ci sono tante persone che ancora non hanno capito come è finita la serie. Ma chi l'ha capito, chi l'ha apprezzato e chi si commuove pensando a quel finale lì, secondo me non può non amare questa serie qui, che ovviamente ha tutt'altre ambizioni, perché sono 7 episodi e non 120, ma nelle tematiche, nella morale che la serie vuole raccontare, è la medesima identica cosa. Una cosa che mi dà un po' sui nervi è vedere online riviste specializzate in serie TV, in cinema, fare paragoni tra Hill House, Bly Manor e questa. Ora, potevo ancora capire i paragoni tra Hill House e Bly Manor, perché bene o male facevano parte della stessa serie, serie antologica, quindi comunque diverse, ma bene o male facevano sempre parte di questa famiglia The Hunting of. Bene, ma questa non c'entra niente, perché vogliamo paragonarla a Midnight Mass? Cioè, io leggevo delle interviste, delle recensioni che dicevano: questa serie è molto bella ma non è Hill House. Ma che cosa vuol dire? Cioè, io non è che vado a fare il paragone tra due serie dello stesso autore, come dire, che ne so, Lost, Fringe è molto bello ma non è Lost, ma cioè, visto che sono sempre di Abrams tutte e due, ma non hanno minimamente niente in comune, cioè non l'autore, ok, ma l'autore può variare. Senza contare che secondo me, se uno conosce un autore, nel caso specifico Mike Flanagan, le tematiche che ha messo in questa serie sono le stesse che ha messo in Lost, sono le stesse che ha messo in Bly Manor, tendenzialmente l'amore, la morte, il cosa c'è dopo, la vita oltre la morte, sono tutte cose che bene o male ritornano, ma raccontate in maniera completamente diverse. Hill House era un viaggio molto più emotivo, un viaggio familiare, il viaggio di una famiglia, con molto più horror, molto più jumpscare, con delle scene veramente ansianti. Questa no, questa l'ansia deriva dal fatto che quello che noi vediamo su quest'isola, su queste 127 persone, è l'intera umanità, perché in quel mondo lì c'è tutto quello che c'è all'interno di un mondo popolato da 7 miliardi di persone, ed è tutto concentrato su un'isola, ed è quello che fa Stephen King nei suoi romanzi. E Stephen King lo stesso aveva amato anche Hill House e anche Bly Manor, segno che Flanagan è riuscito in qualche modo, senza ispirarsi particolarmente a dei libri ufficiali di Stephen King, a ispirarsi al modo che Stephen King ha di raccontare le storie e alle tematiche che Stephen King ama raccontare. Lo ha fatto anche poi ovviamente nel film Doctor Sleep, sequel di Shining, che secondo me di nuovo è stato un buon film, che aveva un compito difficilissimo, perché da una parte doveva accontentare chi amava i libri di Stephen King e non amava il film di Kubrick, e dall'altra doveva ovviamente accontentare chi ha amato Shining di Kubrick, e soprattutto di dare sequel a un film di Kubrick, cioè sfido qualunque regista al mondo a fare un sequel di un film di Kubrick e a reggere il confronto. È ovvio, registicamente, per l'impostazione scenica, Dr. Sleep non può reggere il confronto con Shining, ma è riuscito nell'impresa di dare un seguito a quella storia senza rovinare il primo film, ma dandogli in un certo senso giustizia, e al tempo stesso dare giustizia al libro di Stephen King originale, Shining, e anche al sequel Dr. Sleep, perché
secondo me Dr. Sleep, il film è a metà strada tra quello che voleva, Stephen King dal suo Shining e quello che Kubrick ha fatto dello Shining di Stephen King. Io ho amato l'interpretazione di Ewan McGregor, mi è piaciuto molto l'atmosfera, mi è piaciuto molto la prima parte, molto psicologica, la seconda parte, poi ritornare all'Overlook Hotel. Quindi, secondo me Flanagan ha veramente capito bene che cos'è Stephen King nella letteratura, che cosa vuole essere, e non è l'horror. Chi guarda It, anche il film di Andy Muschietti, sia la prima o la seconda parte, senza entrare nel merito quale sia meglio, quale sia peggio, chi guarda quel film lì o chi si approccia a quel libro lì con l'intento di vedere un film spaventoso non ha capito un guts, perché quello che Stephen King ha fatto con It è raccontare un percorso di crescita, un romanzo di formazione. Spesso e volentieri Stephen King ha paragonato a Charles Dickens, che raccontava questi romanzi infiniti con tutti questi personaggi che nascevano piccoli e che li seguivamo fino a quando non erano vecchi. Questo fa Stephen King, raccontare tramite l'horror, quindi l'horror è un pretesto della formazione di dei personaggi, ed è quello che Flanagan fa con le sue serie. Quindi questo è quello che andrebbe eventualmente paragonato tra Hill House e Midnight Mass, non la storia, non i jumpscare. Invece continuo a leggere recensioni che fanno i paragoni tra l'horror, che una è più horror, questa è meno. Non hanno capito niente di Mike Flanagan, né tantomeno di quello che voleva raccontare l'autore, che è la cosa secondo me più grave, visto che sono professionisti pagati per farlo. Concludendo, secondo me Midnight Mass è una serie da non perdere, che chi ha amato Hill House e Bly Manor continuerà ad amare questo regista, chi ama le storie di Stephen King amerà questa serie, e soprattutto è dedicata a coloro che guardano una serie e pensano a quello che ascoltano e non solo a quello che vedono, perché è una serie, ripeto, bellissima, profonda, psicologica, ma non è una serie per tutti, non è la serie horror teen, non è la serie horror alla The Conjuring, assolutamente no, è una serie molto profonda, molto psicologica. Detto questo, io non ho niente contro l'universo The Conjuring, anzi mi piacciono, ma so distinguere. Annabelle and Company è una serie di film puntati più che altro sull'intrattenimento e basta, questa è una serie che vuole invece far pensare molto anche, con una serie di sequenze visive veramente belle, da piani sequenza, da dei take lunghissimi, a dei dialoghi veramente interessanti, ai confronti su fede, sulle varie religioni, c'è veramente di tutto qua dentro. Quindi per chi vuole passare 7 ore e pensare a qualcosa, pensare a quello che sta vedendo e riflettere una volta che l'ha visto finire, guardatela. Chi invece cerca dell'intrattenimento puro, senza starci troppo a ragionare, non guardate questa serie perché vi annoierà. Quindi insomma, non è una serie per tutti, ma è una serie che, se vi lasciate prendere dal racconto, se cercate di pensare a quello che state guardando, non può assolutamente non piacere. Soprattutto, ripeto, se amate X-Files, Lost, Stephen King, questa serie sarà assolutamente fatta per voi. Io vi saluto e vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima recensione di un'altra serie televisiva. Grazie a tutti.